Buonasera. Buonasera. Ehi, cos'è questo? Cosa ho vinto, la lotteria? Oh, era un dollaro che mi avete dato. Credevo fossero 5. Però avete contato fino a 10. Non sarete mai ricca. Conosco la canzone. In ogni modo, cos'è il denaro? Pezzi di carta. Anch'io. Mancano 5 soldi. Oh, stasera non so contare. Buonanotte, Ginger. Buonanotte. Sono pronte le mie fotografie. Me le avete lasciate senza darmi il vostro nome? Oh, si ritrovano facilmente, ci sono anch'io. Oh, già, fatemi pensare. Ah, sì, adesso ricordo. Ce n'è una con un uomo in piedi con un pallone d'osservazione e una pompa d'incendio. Ah, sì, è quella con Oliver e Fenn. Sono ancora nella camera scura, le volete vedere? Se non è troppo incomodo. No, venite con me. Eccole. Oh, il mio primo giorno al campo. Prima che vi sgranchissero. Ah, proprio così. La vita del soldato vi fa bene? Sì, e mi piace sempre di più. Ho sentito dire questa stessa cosa tante volte. Può anche essere, ma trovo che la vita del soldato abbia il suo fascino. Credevo voleste dire... È proprio quello che volevo dire. Malgrado il duro lavoro, mi piace. Una pellicola sovrapposta. Ah, l'ho sciupata, ci sono due volte. Non credo che questo la guasti. Oh, qui sto domando un puledro. Me ne ha dato da fare, sapete. Già, non vi pare sia una bella foto? Sì. Buonasera, Pippo. Ciao, Ginger. Che ne dici di fare una gita a San Felice? Una gita? Sì, ho preso in prestito questa moto ed ho tolto la carrozzetta. Tu ti metti sul serbatoio. In motocicletta? Sì, metti la tuta e andiamocene di corsa. No, non ci vengo. Va bene, prenderemo l'autobus. No, grazie, stasera non posso. Senti, non puoi fare così con me, Ginger. Millie voleva venire lei, le ho detto di no, che avevo un appuntamento con te. Ah, oh, ma guarda un po', eh. Può darsi che io abbia un appuntamento. Su, via, andiamo, vuoi venire? Mi dispiace. Senti, bellezza, il vecchio Pippo oggi ha lavorato molto e vorrebbe divertirsi un po'. Eccone una del sergente Pippo che vi farà ridere. Oh, salute, sergente. Avete visto questa? No, mi interessa. Sentite, signorino, che vi ho detto riguardo a quella camera oscura? Oh, guardate il regolamento. Ma questo è un negozio privato, sergente. Già, me ne sono accorto. Oh, Pippo, adesso non litighiamo. Non ci sarà da litigare se questo damerino resta fuori da quella camera oscura. Va bene, scusatemi. Sei intesi? Un momento, non volete mantenere l'appuntamento con me? Cosa? Vuoi dire che hai un appuntamento con lui? Sì, mi dispiace, Pippo, ma l'ho preso proprio un momento prima che entrasti. Ma guarda che roba, e non è nemmeno appuntato. Beh, sarà vero, ma è un bel ragazzo e farà carriera. Ginger, mi tradisci. Ma adesso sbrigatevi, vi aspetta Millie. Ah, già, è vero. Sì. Ehi, in quella camera oscura non si entra. Ecco, un uomo di carattere. Ah, sì, è un bel tipo. Spero di non essere stata presuntuosa a dirgli che avevo un appuntamento con voi. Oh, no, sta bene, non importa. Beh, allora ci rivedremo domani. Un momento, soldato. Siete un tipo curioso. Ma siete sposato, fidanzato o giù di lì? Oh, no, niente di tutto questo. Perché? Siete proprio nato timido. Non mi ricordo. Prima di adesso non mi hanno mai fatto uscire da solo. E non vorreste mantenere quell'appuntamento con me? Oh, ma sarebbe magnifico. Benone, mi metto il cappello. Oh, chi me l'avrebbe detto? Non si è visto, Dan? Nessuno l'ha visto. Forse... No, l'esercito. Ma cosa farà senza te e me? Non ci pensare. Adesso si sta facendo todio. Buonasera, ragazzi. Dan, dove siete stati? Siamo stati in pensiero per voi. Sono già le 8 passate. Ah, sono stato a prendere una lezione di fotografia. Beh, sembra che vi abbia reso molto felice. È una sensazione meravigliosa. Ma cosa vi succede? Non vi ho mai sentito cantare. Perché prima non avevo nessuna ragione per cantare. Beh, sviluppò le fotografie da tanta gioia. Più di quanto credessi. Quel ragazzo mi preoccupa. È certamente cambiato. Non è proprio più lui. Che ora è?
È presso il palco, mezz'ora. C'è qualcosa che non va. Ginger, è la camera oscura e il permesso di entrare, vero Ginger? Sinnambulismo. Cosa dici? Lo sapevo che Dan non avrebbe resistito. Di che dovremmo telefonare al dottore? Ti amo, Ginger. Lo senti? Dice che ama il gin. Se non l'ha mai potuto bere. Vorrai bene ad Agatha e a Martha? Adesso sì che sta sognando. Credi che Ginger possa essere una donna? Potrebbe essere un dolce. La camera oscura, la bella camera oscura. Lascia che ti guardi, Ginger. È un dolce. Beto! La testa non gli reggerà. Ben, Ben! Ah, ve l'ho soffiata, sergente. Sono io, olio. Oh, ma che cosa succede? Chi è Ginger? È la più bella ragazza del mondo. Prendete una di queste e ve la farà dimenticare. Non voglio dimenticarla. Ricordate quel che disse il dottore del vostro cuore? Disse che un idillio sarebbe fatale. Oh, per favore, ragazzi, tornate a dormire e lasciatemi sognare tranquillo. Va bene, ma non esagerate. Potete tenderci, caro uomo. Spero che ci sbrigheremo. Nello straordinario. Nelle mie mani lei sarà una pecorella. Viaggi. E montabita su, all'interno 4. Oh, tante grazie, signore. Sì, di sopra, al secondo piano. Oh, grazie, signore. Ti ricordi bene la tua parte? Sicuro, un agente. Un agente? Un agente di che? Tu sei un agente di cambio. Sì, con una sedia nella borsa. Ovvio che sì. Già. E smettila, parlerò io. Con una sedia nella... Miss Amon? Sì? Il mio nome è Murgatroyd. Lui è il mio collega di affari, signor Shelandillo. Siamo qui per una importantissima missione. Bene, perché non entrate? Grazie. Vieni, scemo. Lo chiamo scemo per abbreviare. Accomodatevi, signori. Grazie. Che dolce nido che avete qui, Miss Hammond. Sì, è comodo. Dovreste provare a dormire sotto una tenda militare. Ci abbiamo dormito ieri sera. Un vero sacrificio. Facciamo un'ispezione per conto del governo. Ci danno un dollaro all'anno. E non potete immaginare quanto mettiamo da parte. Bene, ma si può sapere cosa volete? Veramente, si tratta... Si tratta di Dan Foresta. Certamente lo conoscete. Oh, sicuro che lo conosco e mi sembra un bravo ragazzo. Sì, ma completamente squattrinato. E malato come un cane. E va bene, Miss Hammond. Qual è il vostro prezzo per abbandonare la vostra preda? Però non andate più su di un dollaro, eh? Denaro a me! Andatevene!